Tempo di bilanci che riguarda nel progetto di successo Passaporto del Volontariato, ideato dal coordinamento delle associazioni di volontariato, la Casa del Volontariato, con il supporto progettuale del MOVI e il sostegno del CESVOP. Il progetto prevede la partecipazione degli studenti, grazie ad un protocollo d'intesa con le scuole, agli atelier promossi dalle associazioni di volontariato di Gela. Oggi abbiamo un incontro dei nostri ragazzi con la Casa del Volontariato e il MOVI, proprio perché vogliamo aprirci alla realtà che è esterna alla scuola, perché nel volontariato i nostri ragazzi possono avere la possibilità di riempire il tempo libero, di trovare hobby, di dedicarsi a situazioni di aiuto alla realtà esterna che li arricchisce interiormente. Gela è la prima città d'Italia a rendere stabile il progetto Passaporto del Volontariato. Si tratta di un'esperienza concreta di educazione alla cittadinanza attiva che faranno i ragazzi in tutti i quartieri della città di Gela. Questo progetto è reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione di tutte le organizzazioni di volontariato e delle scuole, ma anche delle famiglie che daranno la disponibilità a far fare ai ragazzi delle scuole superiori questo percorso. Saranno coinvolti 92 volontari in 24 progetti, come dicevo prima, distribuiti su tutti i quartieri. Diventa per la città pertanto un'occasione straordinaria per ragionare in modo efficace sulla questione educativa. Il volontariato in questo ha semplicemente lo scopo di aiutare la funzione educativa delle famiglie e delle scuole, costruendo quella sinergia che è indispensabile e necessaria per costruire una città. Questa esperienza è un'esperienza molto forte, ma nello stesso tempo un'esperienza bellissima. Io credo che fare volontariato sia una delle azioni più belle che si possa fare, specialmente in questo periodo in cui il mondo è sopraffatto da guerre. Avvicinarsi al volontariato per comunque dedicarsi il proprio tempo libero alle attività quindi legate al sociale, all'aiutare gli altri, il prossimo, e magari evitare di passare il proprio tempo in attività futili, come spesso vediamo i giovani nelle piazze. Avvicinarsi anche al volontariato porta comunque solo esperienze positive. Dal volontariato nascono molte amicizie magari anche con la gente che non ci aspettavamo, per esempio il ragazzo disabile, il ragazzo che ha la sindrome di Down.